All'assessore, oggi a Scordia per parlare di tristezza. Credo che quando lei si è insediato la prima cosa che ha pensato, adesso bisognerà affrontare questo argomento perché è un argomento, diciamo, di primaria importanza. Sì, noi abbiamo già fatto due cose. Siamo riusciti innanzitutto a far passare una nuova logica sulla lotta alla tristezza che dà la possibilità non più di estirpare intere grumete ma solo le piante infette. Quella che un po' chiamiamo in gergo, abbiamo declassificato da polmonite ad influenza. Abbiamo pubblicato il primo bando con 10 milioni di euro, ieri mi hanno dato notizie che le risorse basteranno per tutte le richieste che sono fatte, però noi ci immaginiamo ora che gli agricoltori, passata la paura che scoperta una pianta dovevano estirpare tutto, si faranno di nuovo, dico, abbastanza presenti e stamattina, dico, colto a volo l'occasione che i sindaci di tutto il comprensorio con capofila del comune di Scordia, questo incontro in maniera tale che affrontiamo il problema sia della conversione delle superfici, sia il problema dell'allargamento del calendario commercializzazione. Vogliamo fare insomma qualcosa che unisca la lotta alla malattia e la proiezione verso il mercato. Questo credo che è il modo migliore per salvare l'agrumicoltura e la piana di Catania. Non parlare più di malattie e di tristezza, ma verso, speriamo, la felicità del mercato. Le malattie non finiscono mai, però sta all'uomo chiaramente mettere un argine. Ecco, sui controlli, maggiori controlli sulle importazioni, che cosa si può fare? Qua stiamo stringendo parecchio, abbiamo rafforzato tutto il nostro sistema di ispettori fitosanitari, su questo andremo avanti perché abbiamo scoperto che vicende come quella del punteruolo rosso, ma anche di altri parassiti in questa globalizzazione rischiano di mettere in ginocchio l'economia nel giro di qualche mese. Ho chiuso un bando, si può accedere a qualche altra cosa di importanza? Sicuramente, stiamo ipotizzando proprio un sottoprogramma del nuovo piano di sviluppo rurale sulla tristezza degli agrumi, in maniera tale che questo diventi il processo con cui noi riconvertiamo gli agrumeti, soprattutto diamo prospettiva agli agrumicoltori. Oggi abbiamo scoperto delle cose molto interessanti, che esiste una commissione agrumi a Bruxelles, si riunisce due volte l'anno, c'è un rappresentante italiano, la maggior parte sono spagnoli. Sì, questa commissione che ho scoperto per puro caso a maggio, perché è invitato da un operatore commerciale, all'interno ha nove tecnici spagnoli che altro non fanno che guardare la loro agrumicoltura. Ho smosso un po' il mondo dell'agricoltura, mi hanno nominato come componente effettivo permanente di questa commissione, finalmente c'è un tecnico, un agronomo che si occupa di agrumi in commissione agrumi nella commissione agricoltura a Bruxelles. Ecco, abbiamo parlato di fondi, abbiamo parlato che ci sono degli stanziamenti, l'Europa è pronta a fare la sua parte, adesso tocca, ha detto lei, alla politica. Sì, nella nuova PAC sono stati approvati 575 milioni di euro per le fitopatie di tutta l'Europa. A noi per la tristezza servono circa 50 milioni di euro l'anno per fare il percorso della trasformazione dei nostri agrumeti e quindi sì e no, l'8% di questi fondi annui che sono messi a disposizione dell'Unione Europea potrebbero essere destinati benissimo alla tristezza. Io ho scritto personalmente al commissario dell'agricoltura Ciolos, il quale si è detto favorevole e molto disponibile alla utilizzazione di questi fondi, mi ha anche scritto in calce alla sua lettera che è pronto a dare degli aiuti di Stato. Ovviamente abbiamo una serie di protocolli da dover sottostare e abbiamo anche la possibilità di avere il 100% a fondo perduto di questi fondi, poiché già l'assessorato a gennaio si è mosso richiedendo all'Assemblea regionale siciliana lo stato di calamità per la tristezza. Quindi si può attivare una misura speciale del PSR Sicilia, che è la 126, che dà 100% a fondo perduto per gli agricoltori. È chiaro che adesso la politica deve muoversi, la parte tecnica deve mettersi un po' da parte e io sono fiducioso perché finalmente abbiamo trovato la disponibilità della politica a livello europeo e soprattutto abbiamo trovato i soldi che erano quelli che la risorsa principale che serve per tutte le trasformazioni.